permetto di salire sulla cappella. Venga. Ah, ma devo salire. Sì, sì, devi salire sulla cappella. Oh, cavolo. Aspetta, non ho ben capito. Cioè, io salto e vengo. È una bounce pad. Non avevo capito. Raga, Giorgia ha già problemi. Ha già problemi a salire sui tetti. Devo saltare da di qua, quindi. Ok. È uguale. Let's go. Ok, ora l'ho fatto. Oh. Così, ok. Allora, qua è scritto non nuotare. Beh. Ok, e mi è già venuta ansia guardando in alto. Facciamo che non guardo dove devo andare. C'è scritto non nuotare. Qua mi sa che in mare però non bisogna andare, quindi non nuotiamo. No, quindi devi saltare sulle barche e basta, secondo me. Ok, destra, sinistra o centro? A me ispira sinistra. Allora, io vado al centro perché non ho paura delle ruote. No, io non era per le ruote. Vai, non ho timore. Non ho timore. Beh, non hai detto la stessa cosa nella Only Up 2.0. Non hai timore con le ruote. Sì, ho voluto sfidare la sorte. Senti la muschietta? Ma perché c'è sta musica? Non lo so. Ma sembra un horror. Mi ha messo un po' d'ansia, infatti. Ma frate, è un horror. Ok, qua immagino così, no? Secondo me l'acqua, te lo giuro, l'acqua non va toccata neanche per scherzo, Ovvio, se la tocchi secondo me muori, c'è scritto che non devi Devi nuotare, beh, come se sapessi nuotare Earl. Io mi sento che cadrò, non so perché. Madonna, l'hai detto, te lo giuro su Dio, l'hai detto. Ma per il momento, cioè, nel senso, tranquilla. Sono salti veramente iper mega classici dopo tutto. Corri, io faccio tutto con calma che la strizza al culetto ce l'ho, ti dico la verità. Madonna, pensavo fossi caduta giù. Ma perché? Amo, no, chat testimone. Mi sono arrampicata, mi ha slittato in avanti. Allora, qua bisogna fare attenzione. Aspetta. No, frate, mi ha slittato in avanti, però. Ma non mi prendere per il buco del culo. Ma posso andare sopra, raga? E tipo scambare il mondo? Ah, ragazzi, sono proprio una scammer siciliana, ve lo giuro. Cioè, sono proprio siciliana, comunque. Cioè, perché fare tutto l'ambaradam dentro quando vuoi fare sta roba? Ho toccato l'acqua, mo! Sì, sì, qui puoi nuotare, dai, Turbo. Mia madre. Ti aspetto? L'aspettiamo, chat, aspettiamola, dai. Sennò poverina poi piange, dice non mi aspetti. Ok, andiamo al centro, se bisogna saltare. Devi saltare. Oh, porco. Oh, cavolo. Ok. Plano, devo arrivare nell'altro. Sì, di qua. Sì. Ok. Ok. Tutti sì, ma questa musica non è rilassante, è un horror. Dai, raga. Ma allora, raga, per il momento effettivamente avete ragione. Sembra molto, molto semplice, però minchia, 5.000 metri sono tantissimi. Sì, sì. Della latta tu sei, della latta tu sei, Giorgina della latti. Ma come fai a cadere su delle scudini di... Padre mio. Allora, no, allora, se sei una Kasenkasen, vai... No, ferma, ma no, aspetta, ma perché? Perché sono una Kasenesen. Madonna, stavo pure cadendo. Kasenesen. Sei la Kasenesen? No, questa è la Business Now. Ah, e qua? Questo Rift non mi piace. C'è un Rift, neanche a me. Facciamo che lo provi tu. Dove sei? Prendilo, non te ne mentirai. Okay. Non toccare il centro perché è palesemente un pezzo di snorez. Ok, già se dubbi così mi danno molto più fastidio. Ok, sarà palesemente di qua. Poi bisogna andare su questa ruota, sicuro. Poi si va di qua. And then we should go here. Guarda. Allora, di lì mi sembra molto complesso, ma mi sa che è l'unico posto. Quindi... Oh, Cristo, Dio, mi sta a venire ansia. No, aspetta. Devi trovare la strada giusta. Sembra... Non posso dirlo. Ah, questo è quello che hanno lasciato i miliardari nel... Ah, capisco. No, no, raga, nel senso dei miliardari... Capito, no? Ma mi sta a venire la nausea stare qua sopra, su... Ah, porca nozze! Ok, qua va direttamente sto jump e vai così. No, va bene, veramente. Immagina che Marti Capibara nella vita avere proprio il Cristo Change. Direttamente. Allora, qua fai direttamente così. Sì, bravo. Ho capito, ho sbagliato, ma è lì che devi andare. Non è che. Cioè... No, vabbè, veramente. Mo' tiro una bestemmia così forte, ragazzi, che ve lo giuro, sconsacro tutta la Lombardia. Dai, raga, che bella. Però così. Cagami, però, aiutami. Sono qua. Dimmi dove devo andare. Ma non posso attaccare la ringhiera. Questo io ho fatto. 39 mesi che ti sopporto, K. Questo solo perché 39 sono i centimetri che mi strusci ogni sera sulla spalla. Go 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 go. Ma che mi stai a sentire mentre dirò le bestemmie? Cioè, renditi conto che cazzo devo sentire mentre bestemmio. No, raga, cioè, io sta parte qua non ce la faccio. Sto delirando. Ho
Ok. Devo andare, ragazzi. Ah! Dove che sta? Devo andare! Ma dove sei? Ma cosa sta succedendo? I don't fucking get it. Che sta succedendo? Ti prego Dio, ti prego Dio, ti prego Dio, ti prego Dio, ti prego Dio. Grazie, Dio, ti amo. No, 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 no. Ma non mi muovo più da lì, non mi muovo più, non mi muovo più. No, vabbè, raga, ma come fai a fare questi trampolini che sembrano fatti ad altezza di Balboots? No, vabbè, raga, non ce la posso fare. Ma questi trampolini, beh, ma che cosa scrivete God? Madonna mia, tutti quelli che scrivono God, ve lo giuro, vi mando la foto dei piedi. Dai, raga, ma che... No, è là, non può... Porco tu... Io esco pazzo, lo so. Sì, ma qua è proprio complesso, perché tu, allora, se cadi lì dentro puoi nuotare, quindi sei tranquilla. Il problema, vedi, tu fai, vedi, fa un jump troppo elevato, quindi devi fare veramente massima attenzione. Vedi, qua puoi nuotare, quindi non è un problema. Quindi qua io vado avanti. E poi dove vai qua? Diritto, di qua. Poi sinistra. Poi sopra. Sopra ancora. No, no. Qua dove cazzo sono, però? Sono sopra. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, zitta. No, te lo giuro, raga, bestemmio in turco. Bestemmio! Raga, vi giuro, se non osate spammare nulla, perché vi non giuro... Non so dove devo andare, non so dove devo sopra, andare. Sopra, in alto! E poi qua ti fa notare quando sei sopra. Ok, io sono sopra. Beata te. Ma partire! Perché? No, raga, la zona di Stark, che ricordi? No, questa non me la dovevano fare. Questa non me la dovevano mettere, ragazzi. Questa non me la dovevano mettere. Mi sono saliti in questo momento tanti di quei feels davanti agli occhi che non ve lo posso minimamente... Non ve lo posso minimamente spiegare. No, raga, mi sta venendo ansia, ve lo giuro su Dio. Ok. No. Ti prego, frate, no, per favore, Dio, Santa Madonna, che Trinità, Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sia benedetto il frutto delle donne. No, vabbè, mia madre è veramente il giorno che mi ha concepito, devo usare veramente qualcos'altro. Dai, dimmi che si blocca da qualche parte, per favore. Poi non c'è un posto stacco la mappa, non c'è un... Oh, stacco. Non lo stacco, non... Ma davvero sto stack no! No, vabbè, comunque questa mappa fa veramente schifo al crack di Stark. Guardate, questa mappa c'ha palesemente i brufoli sul culo. No, vabbè, raga, dai, ma che vuol dire? Ma capita un po' stack! Ma che vuol dire? Questa è la volta buona, la finisci. Lumist, tu sei un fughi stack, poi lo so. Tu sei un gufo. E lo so che anche tu vorresti la lanterna come Noemi. Perché sei solamente un po' geloso. Però se vuoi te la do anche a te la lanterna, basta chiedere. Posso farti una domanda? Mi spam, è troppo veloce. Posso farti una domanda? Vai, anche due. T'ho appena gridato di tutto, sì? Per caso conosci la strada di quel porco? Oh, idiot! Vuoi riconoscere la strada per andare lì, Cristo Dio? Se vuoi mangiare la mia banana. Paolo, ma sei 09, frate, ma che banana devi averci, Cristo Dio? Va bene. Ah, non sono caduta? Scusatemi. Ho detto porco Rio Mare, Rio Mare. Scusatemi. Non era una... Ho detto bene, ho detto, Cristo Dio! Devono mettere le palme in mezzo a Stacklos, che tipo ti bloccano la testa, perché giustamente i creatori di questa mappa hanno presente un problema qui, nelle tempie, Cristo Dio, nelle tempie. Sono caduta. No, vabbè, raga, non ce la faccio. No, non ce la faccio. Amo, ti giuro, non ce la posso fare. Amo, ti giuro, la cosa dei gomiti. Guarda, non voglio bestemmare, perché ho bestemmato già troppo. Te lo giuro, non ne posso più. Molto bene, molto bene. Io ho finito questa mappa in 2 ore. Ma è lunga, difficilissima. Sono qua da quante ore sono qua, raga? Manca 1 ora e la creativa ci chicca fuori. La creativa non dura 4 ore, quindi sono qua da 3 ore.
Cioè, assurdo, infatti. Non è concepibile questa cosa. Perché ho fatto questa cosa? No, Kika, ti giuro, sto per rage quittare. Sto per prendere e rage quittare tutto, te lo giuro. Sto per prendere il telefono e la lancio fuori dal balcone, te lo giuro. Bellissimo, e poi ti lancio dietro te io. Che carina mentre cadi. Stai zitta, che non hai svolato nemmeno in gomone parla. Ok. Oddio, raga, siamo tornati nuovamente qua, non ci credo. La season di Stark. Non ci credo. Ok, calma, andiamo al Colosseo. Andiamo direttamente a Roma. Questa è una cosa divertente, eh? Io sono a 1600... No, non è una cosa... Io sono a 1600 metri, ok? Sto andando molto bene per il momento. Il problema è che siamo in questa partita da 3 ore e mezza. E tra 35 minuti la creativa si chiude. Quindi se io dovessi arrivare alla fine... certo, dopo 4 ore la mappa si chiude. Quindi tu devi farlo in 35 minuti. Io... Sei caduta. Scusatemi, ne avevo bisogno. Ah, qua prima sono caduta, raga. Quindi io ve lo giuro, io se ricasco di nuovo, ve lo giuro, bestemmio, eh. Direttamente lì. Ma casco, raga. Oddio, ti prego. Dio, ti prego. Dio. Dio di un dio. Per favore. No, raga, non posso... No, ragazzi. Non posso arrampicarmi da nessuna parte. No, frate. Dimmi che posso andare là, ti prego. Oddio, oddio, oddio. Calma, calma, calma. Shh. Zitti, zitti, zitti. La statua è il mio salvatore in questo momento, ok? No, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, 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 no. Ti prego, per favore, Dio impavido, Dio impavido. Porco Dio! Mi sei conosciuta con Giorgia? E tramite Twitch, io la conoscevo, che lei si chiamava Fortnite, l'ho conosciuta soprattutto perché era nel team con Los Amigos. E porco, porco, porco. E un giorno l'avevo chiesto di se voleva giocare su Warzone con me, perché ai tempi avevamo quittato Fortnite e giocavamo a Warzone entrambi. L'ho chiesto di giocare a Warzone e da lì basta, abbiamo giocato insieme una volta, poi gli ho richiesto nuovamente io 2 giorni dopo di rigiocare. E poi da lì c'era l'idea di andare, dopo pochissimo tempo avevamo entrambi l'idea di trasferirci a Milano, perché era il suo obiettivo e anche il mio. E quindi volevamo trasferirci a Milano come colleghe e amiche, visto che ci trovavamo molto bene. E poi da lì, è nato tutto. No, sono caduta. Vabbè, basta. Cioè, proprio mi rifiuto categoricamente di provare ancora.